Galizia mi è piaciuta nel portare a casa il risultato, nel tenere palla, nel girare, senza rischiare se non su un cross, su una punizione che era venuta da là, però quella è la filosofia, mi è piaciuta. Non è un caso che poi è arrivato il gol dell'1-1 e del 2-1, perché quando stai là, percentuale che ti dicevo prima, poi succedono le cose. Sul piano del gioco sei contento oppure vedi qualcosa da migliorare anche in mezzo? Perché Osushi stasera... Ma Osushi non doveva giocare, lui ha preso una botta qua contro il Sydney, per 2 giorni non si è allenato o ha fatto tutto a ritmo ridotto. Stamattina parlando col dottore pensavamo che poteva non farcela, così ho parlato con lui, poi insieme al dottore abbiamo deciso di dargli un antichilodifico e farlo giocare lo stesso, ma per un semplice motivo, che non c'era Jelinic, non c'era Ampuero. Comunque Musacci è appena arrivato, bene o male non... Ma bravo, Musacci è un piede importante, quindi glielo dico sempre anche a lui. Lui in passato ha fatto il regista, però con un piede così importante preferisco tenerlo più vicino alla porta, perché è quello che può finalizzare. Adesso vedremo anche Cuffa con l'infortunio come a che punto è, però insomma dai, bene, non sarebbe stato giusto, perché la squadra ha creato, ci ha creduto e fino alla fine poi... Come detto, sono contento per Pasquato che è partita la sua avventura bene, e anche per Vantaggiato che nelle ultime 3 partite è sempre andato a segno, quindi l'attaccante segna, l'allenatore felice. Adesso te la giochi con loro, in fatalità sono anche il primo avversario di campionato. Il Trapani, sì. Ti cambia qualcosa nella preparazione, cioè nella impostazione? Io quello che voglio inculcare alla mia squadra è quello che ti ho detto prima, di giocare nella metà campo degli avversari, piuttosto rischiamo qualcosa dietro, ma preferisco fare la partita, preferisco avere una filosofia di gioco, preferisco creare una mentalità che è una mentalità di diciamo offensiva, sempre con le dovute proporzioni, però è quello che in passato mi ha dato delle soddisfazioni, è quello che sto cercando di far capire a loro, che tra virgolette mi sembra di cominciare a vederlo. Al di là dell'avversario, però anche i primi 20 minuti contro il Sydney, siamo stati nella metà campo, li abbiamo pressati alti, siamo stati là davanti, quindi è un po' quella. Ultima cosa, quella finita. Sei a posto, in organico, oppure pensi... Fino al 2 di settembre? Oppure chi viene per te? Vabbè, stiamo cercando comunque un terzino sinistro per il fatto di... A me piace avere la coppia nei ruoli, no? Quindi diciamo che se manca uno poi deve giocare quello di valore. E credo che ancora qualcosina dobbiamo sistemare e mettere a posto. Però stiamo parlando di poche cose, cioè io sono soddisfatto dell'organico che in questo momento ho a disposizione. Altre domande? A posto. Grazie a tutti, buonasera. Grazie.